falcio dell'erba per la fienagione. A ucciderli in modo cruento sono i macchinari agricoli moderni, casi multipli segnalati ogni anno in Veneto con denunce nei confronti di agricoltori che non sempre rispettano le regole create e imposte per evitare la strage di cuccioli o che in molti casi, come si viene a conoscenza dalle guardie zoofile, nemmeno sono conosciute. Morti orrende di esemplari di varie specie, mutilazioni, tutti appena venuti al mondo nel periodo primaverile di maggio e giugno, un problema che si è acuito negli ultimi anni di pari passo con l'introduzione di macchinari per il taglio più veloci, con barre falciatrici ad ampio raggio. Ora un progetto viene proposto per trovare e porre rimedio a questa mattanza che si traduce in una sorta di patto tra associazioni venatorie, animaliste, confederate nel settore dell'agricoltura. EMPA Veneto, il documento inoltrato riassume cause e principi dell'iniziativa, suggerendo di prelevare da alcuni fondi destinati alla pronta caccia dei polli colorati d'allevamento, liberati alla sera e fucilati il giorno dopo. L'EMPA, che dal 1871 si occupa di protezione degli animali dopo aver accertato la mancanza totale del rispetto delle norme che salvaguardano gli animali selvatici, si legge nella nota, ha deciso di scendere in campo in Veneto per dare indicazioni relative a informazioni. Va ricordato che negli ultimi decenni l'agricoltura si è meccanizzata a tal punto che dalla BCS condotta a mano si è passati a moderne macchine che tagliano l'erba ad oltre 20 km orari. Dei dati raccolti dalle guardie zoofile che monitorano i territori, la situazione risulta essere totalmente fuori controllo, tanto che si arriva a stimare che nei mesi di maggio e giugno, periodo di fienagione coincidente con il picco di riproduzione dei selvatici, si perdano fino ai 70% di covate, polli, cuccioli, spesso gli stessi riproduttori adulti, vale a dire le madri, che rimangono vicino ai piccoli dopo il parto, una distruzione inconsapevole di biodiversità animale. L'EMPA Veneto propone un patto tra associazioni agricole e ambiti territoriali di caccia. I primi hanno interesse che non si verifichino incidenti durante la fienagione, in quanto le carcasse macinate nel foraggio possono portare gravi patologie come il botulino, oppure l'agricoltore può finire nei guai con denuncia a causa di mancato soccorso degli animali. I secondi potrebbero intervenire per preservarli in prima persona. Crediamo che non si possa dimenticare nemmeno la componente etica chi si pone di fronte a un cucciolo mutilato dopo essere finito nella falciatrice.